Negli ultimi anni diverse innovazioni hanno interessato il vostro settore e per questo è necessario rinnovare sempre l'impegno per la promozione della dignità delle persone, per la giustizia e la verità, per la legalità e la corresponsabilità educativa. I settimanali cattolici portano questo sguardo sapiente nelle case della gente. Non danno solo la notizia del momento, che si brucia facilmente, ma veicolano una visione umana, una visione cristiana, volta a formare le menti e i cuori, perché non si lasciano deformare dalle parole urlate o da croniche che, passando con curiosità morbosa dal nero al rosa, trascurano la limpidità del bianco. E vediamo dalle tristissime cronache di questi giorni, dalle terribili notizie di violenza contro le donne, quanto sia urgente educare al rispetto e alla cura, formare uomini capaci di relazioni sane, comunicare e formare l'uomo, comunicare e formare la società. Non abbandonate il sentiero della formazione. Sarà esso a portarvi lontano. Per questo è fondamentale promuovere strumenti che proteggano tutti, soprattutto le fasce più deboli, i minori, gli anziani, le persone con disabilità, e li proteggano dall'invadenza del digitale e dalle seduzioni di una comunicazione provocatoria e polemica. Affido il vostro impegno a San Francesco de Sales e al Beato Carlo Acuti, perché guidino i vostri passi sui sentieri della formazione, della tutela e della testimonianza. Domino Covisco. Sì, Domino, mi benedito. Aiutore nostro, in nomine Domini. Benedica vos, omnipotente Deo, Pater, Filius.